Del calcio a 5, buonasera e benvenuti al sesto appuntamento con Zona Futsal, l'approfondimento sul mondo del calcio a 5 a cura della redazione di Radio Doppio Anche questa settimana abbiamo tematiche bollenti, tematiche attuali e sono tematiche che andremo a trattare in questa puntata con Mister Domenico Bufano, buonasera. allenatore della futura Bitonto. Buonasera, buonasera Mister. Buonasera. Dicevamo le tematiche le tematiche sono le stesse ma cambiano di settimana in settimana infatti c'è stato il rilancio del Bitonto calcio a 5 femminile contro il Rovigo una vittoria schiacciante per 8 reti a 2 per scacciare via le paure e dimostrare ancora una volta qual è la forza di questa squadra e la vittoria stupenda del Futsal Bitonto nel derby per 4 reti a 3 con un gol decisivo di Acqua Fredda a 5 decimi di secondo dalla fine una vittoria pazzesca di un palaborsellino che ancora una volta finalmente ci verrebbe da dire è tornato è tornato 20. Sono tutte tematiche che andremo ad affrontare anche con l'ospite collegato, il primo ospite collegato qui con noi in diretta streaming che è Nicoletta Mansueto, laterale del Bitonto Calcio 5 Femminile. Buonasera Nicoletta e benvenuta a Zona Futsal. Ciao, buonasera a tutti. Grazie per l'invito. E allora non, non perdiamoci in chiacchiere, io prego la regia di mandare immediatamente quella che è stata la, la vittoria del Bitonto Calcio 5 Femminile contro il, il Rovigo. Mister, una, una vittoria necca 8 lette a 2, ma una vittoria fondamentale per rialzare immediatamente la testa e rimanere nella scia del, del Pescara Capoista. Sì, dopo la, la sconfitta di, di, domenica, di due domeniche fa ci voleva la, subito la, la vittoria con, con il Rovigo, quindi eh, le ragazze poi sono state brave e eh, determinate subito a a ritornare nel, in quello che è il loro percorso di, di arrivare il più in alto possibile in vista poi dei, dei playoff. Nicoletta Mansueto, mentre guardiamo queste, queste immagini qui, la, la gara è stata contrassegnata anche da, da, un, da un tuo gol. Gol, a parte, che settimana è stata quella che ha preceduto questa, questa sfida? Allora, sicuramente è stata una settimana diversa delle altre perché quando non ci sono state né Lucy né Bianca perché erano in nazionale con... Per affrontare le due amichevoli con la Spagna, quindi non eravamo al completo. Sapevamo che domenica dovevamo vincere per forza, perché nel senso fa, fa morale. diciamo, dopo la sconfitta con, con lo scontro diretto con il Pescara, non, non siamo morte. Quindi vincere significava tanto. L'abbiamo fatto e adesso ci restano quattro partite dove l'imperativo è vinto. Nicoletta, morale a parte, questa, questa vittoria probabilmente vi fa prendere nuovamente consapevolezza di quanto siate forti. Sì, sì, sì. Alla fine eh, abbiamo perso una partita, non abbiamo perso nulla. Quindi, la, magari una battaglia si può perdere. La guerra è ancora lunga. Ovviamente, non ci siamo per sé d'animo perché adesso c'è la Coppa e poi ci sono i playoff per, per lo scudetto. Quindi, eh, ci sta a perdere. Ok, Nicoletta, una, un 8 a 2 netto contro una squadra. Ricordiamolo che la settimana prima comunque aveva dato del filo da torcere al Tikitaka. Per cui, era una gara da prendere davvero con, con le pinze. Il Bitton è stato bravo in questo. Sì, sì, siamo state brave a, a segnare subito, quindi a mettere diciamo, la partita nel verso giusto. Poi ovviamente quando segni e giochi bene cioè, l'atteggiamento cambia, quindi siamo state brave a fare questo e poi ovviamente ottaggio un risultato abbastanza a nostro favore, quindi va bene così, siamo felici. 8-2 che ha maturato anche quello che è stato l'ultimo turno andato in scena del campionato di Serie A un ultimo turno che andiamo ad analizzare assieme alla grafica della, della nostra regia l'ultimo turno andato in scena che ha visto la vittoria per 4-3 della Lazio contro l'Audace Verona la vittoria netta del Pescara per 6-1 contro il Pelletterie la vittoria questa del Vip contro il Visfondi per 6-4 il, il Derby o meglio la vittoria fondamentale del Molfetta in chiave salvezza per 3-2 contro l'Irpinia la vittoria questa è una, una rivincita in, di quanto è successo in Coppa Italia del città di Falconara contro la Kickoff per 5-2 in rimonta da 2-0 a 5-2. La vittoria schiacciante del Bitonto per 8-2 sul Rovigo e la sfida invece che si giocherà il 22 marzo fra il Rastatte e il Tikitaka. Una, un ultimo turno, una ventiduesima giornata che ha maturato anche la seguente classifica che andiamo a leggere in, insieme. Una classifica del girone unico di serie A femminile, che vede il Pescara al comando con 58 punti. Segue distaccato di sole due lunghezze il Bitonto a quota 56, 53 per il Città di Falconare e 51 per il Tikitaka. La kick off distaccata a quota 39 punti guida il, il treno, treno playoff la Lazio uh, a quota 34, 25 invece per l'Audace Verona, così come per il pelletterie: 24 per il VIP 21 per Rovigo e Molfetta, 20 per l'Ispina, 10 per lo State, 1 per il Fondi. Nicoletta, facciamo un piccolissimo passo indietro e analizziamo quello che è stato l'ultimo turno. Un ultimo turno che comunque ha confermato in un certo senso quelli che sono i valori dimostrati finora in, in questa stagione. Sì, sì, alla fine non c'è stata nessuna sorpresa, le, le quattro ovviamente, a parte il Tikitaka, che recupererà mercoledì a novento, quindi non c'è stata nessuna, nessuna sorpresa. Noi comunque non dobbiamo vedere le altre, dobbiamo continuare a pensare a noi, a fare il nostro percorso e ad arrivare fino alla fine ad ogni competizione che c'è. Nicoletta, quei due punti in più li prendete come, come uno stimolo o come un rammarico? No, stimolo, perché comunque Rammarico alla fine, come ti ho già detto prima, non abbiamo perso nulla, abbiamo perso una partita adesso. Le partite che contano arrivano quando andremo a giocare la final four e quando magari ci saranno i quarti playoff. Quindi magari paradossalmente era meglio perderla adesso in campionato. Che alla fine non ha nessuna valenza. Cioè, nel senso, ok? Sì, sono tre punti persi, però magari anche Uh, a livello mentale siamo diciamo, un po' più ferme, più preparate. Magari quando se dovessimo incontrarle, magari in uh, Final Four di Coppa. Parlo del pescare, poi comunque in campionato, alla fine per vincere, bisogna incontrarsi tutte. Quindi siamo pronte a tutto. Di certo, quella sconfitta non ci ha demoralizzato per niente. Ecco. Andiamo a vedere assieme a Nicoletta Mansueto anche quello che sarà il prossimo turno del campionato di Serie A. Ricordiamo il prossimo turno che si disputerà non questo weekend, ma il, il prossimo, perché in questo weekend ci sarà spazio per le nazionali e ne parleremo anche adesso con, con Mansueto. Ma un, un passo alla volta: il prossimo turno, il ventitresimo che si disputerà il, il, prossimo, il prossimo weekend, vedrà l'Irpina affrontare in casa il VIP, l'Audace Verona affrontare il Rovigo in uno scontro che è a, è a metà fra la salvezza e, il, e la zona playoff, il Pelletterie, che affronterà in casa del il Città di Falconara che ospiterà la Lazio, la Kickoff che farà visita al Tiki Taka Planet, il Fondi che ospiterà il Pescara ed il Bitonto impegnato nel derby contro il, il Molfetta. Nicoletta, un derby è sempre una, una storia a sé, e, e sicuramente, insomma, il, il Bitonto vuole così come con l'andata, portarlo a casa. Sì, sì, mm, per, cioè, per forza, nel senso, i derby, eh, come ho già detto, l'andata. Per me si vincono e non si giocano, quindi, ovviamente, a prescindere da anche vedendo la classifica, magari vediamo il molfetta lì nelle zone play-out e lui magari uh, sopra. Ma il, il derby è sempre una partita a parte: noi ce la metteremo tutta per portarla a casa. Poi giochiamo anche in casa, quindi penso che i nostri tifosi se lo meritano. l'ultimissimo argomento, poi, poi ti lascio andare. Abbiamo detto che questo weekend il campionato è fermo per fare spazio alle nazionali e fortunatamente per noi che siamo pitontini è un orgoglio uh, averti come, come giocatrice della, della nazionale italiana. Che emozione sarà ancora una volta a vestire la maglia azzurra e che sfide pensi che, che saranno quelle che andranno in scena al Palaroma di Montesilvano? Sì, ovviamente ogni volta che esce il mio nome lì tra le convocate è sempre un'emozione, come se fosse la prima volta, non ci si abitua mai perché comunque penso che per ogni giocatore e giocatrice magari la, la, la massima ambizione è quella di indossare quella maglia perché comunque rappresenta una nazione intera. Uh, ovviamente stiamo facendo un percorso che ormai dura da sette anni, siamo sicuramente in una fase di crescita e ovviamente contro la Finlandia sarà una partita dove dobbiamo dimostrare ancora una volta come abbiamo fatto magari con il pareggio con la Spagna qualche mese fa che siamo cresciuti e possiamo adesso contare qualcosa anche a livello europeo. E allora, io ringrazio Nicoletta Mansueto per aver scelto di essere qui con noi questa sera. La ringrazio per la sua disponibilità e le auguro una, una buonissima serata. E insomma, forza Bitonto e anche forza, forza Azzurre. Sempre, sempre, grazie a te. Buona serata, Nicoletta. Buona serata, mister. Passiamo dal nero verde all'azzurro per una città di 60.000 abitanti circa come, come Bitonto, ma anche per l'intero movimento futsal femminile italiano è qualcosa che, che sicuramente rappresenta un orgoglio. Sì, deve essere, cioè deve essere è un orgoglio. Uh, io, poiché uh, non sono Bitontino, cioè avere uh, due ragazze di, che giocano nel, nel Bitonto uh, che, sono, che arrivano in Nazionale. Perché non è scontato poi che vengano convocate uh, ogni volta in, uh, in nazionale, uh, deve essere un motivo d'orgoglio, è cioè, una cosa che noi, che per esempio veniamo, io vengo da Palo. Uh, avere due ragazze, sentire che ci sono due ragazze che giocano a Bitonto e che sono arrivate in, in, in nazionale, è qualcosa che solo, solo a pensarlo cioè, ti riempie uh, di orgoglio, perché poi, uh, ripeto, sono, sono, uh, sono cose. Che uh, fanno bene alla, 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 città, alla città di Bitonto. Bitonto, così come tutte le altre città che sono impegnate nel campionato di Serie A, perché poi non dimentichiamoci che ogni qualvolta si affrontano delle, delle sfide contro avversarie diverse. Comunque in, in queste squadre ci sono almeno 2-3 giocatrici nazionali, per cui è un intero movimento che si mette in, in circolo e che porta comunque a dei risultati pazzeschi, poi in termini di pubblico, di presenza e di entusiasmo. Sì, anche perché poi il livello della nazionale eh, femminile. Uh, io ho visto un po' le, le convocazioni, ce ne sono tre o quattro del Pescara, due del Bitonto, e, e non è uh, un blocco unico che viene, viene preso e portato in nazionale, quindi ci sono, uh, ripeto, uh, varie, uh, tre, le tre o quattro squadre di Serie A che poi danno uh, il serbatoio alla nazionale, quindi ed è, è averne due della, della città di Bitonto deve essere motivo veramente di orgoglio. Motivo di orgoglio con cui chiudiamo la parentesi dedicata alla femminile ed apriamo con la stessa tematica l'orgoglio, quello che è appartenuto al futsal Bitonto che, nel derby giocatosi sabato al pala Borsellino in un pala Borsellino infuocato, ha battuto per 4 rete a 3 il rim-team palo lanciatissimo verso la promozione, aggiudicandosi comunque un piazzamento playoff con un gol a 5 centesimi di secondo dalla fine. Io prego la regia di mandare in onda quello che è stato l'andazzo della, della partita. Una, una partita folle, mister, di quelle che, che fanno bene comunque a questo, a questo sport, meno al cuore di, allora, di chi, fu, di chi il, ne fa parte. Il, il bello del futsal è quello, cioè nel senso che tu uh, all'ultimo. Uh, a meno di un secondo stai pari 3 uh, la, la squadra avversaria mette il quinto uomo sbaglia il, quinto, il passaggio per, uh, per fare gol il Paolo e fa il gol il Bitonto con Acqua Fredda quindi quello è l'emblema di quello che, che è stata la partita poi di, di sabato io purtroppo non sono stato lì perché non ero presente fisicamente a, in Puglia però è stato veramente una, uno spettacolo guardarla dalla, dal, dal telefonino l'ho uh, vista sul, sul sito del, del Bitonto quindi è stata una Ripeto, una, una gioia immensa per i bitontini vincere in quella maniera e a, a meno di un secondo. A meno di un, di un secondo dalla fine, Mister, è un qualcosa che, come ha appena citato lei, rappresenta un l'essenza forse di, di questo sport. Che ricordiamolo, si gioca sul filo dei secondi e per quello è tanto meraviglioso quanto crudele. Sì, è il bello di questo sport, è, però mi metto anche nei panni del mister che, che ha perso gli ultimi 5, 5 decimi del, del secondo tempo e quindi è il brutto da quell'altra quell parte però eh, si vince e, e si perde per, per una questione di secondi quindi ripeto è capitato al palo di perdere quindi ci sta non, 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 ci, non ci deve essere il rammarico se la sono giocato fino all'ultimo secondo Da allenatore mister quanto è stimolante e quanto è complesso preparare queste partite così? Allora io per quanto mi riguarda quando uh, devo uh, incontro squadre attrezzate come il Dream Team Palo perché sia Dream Team, Taranto e uh, Diaz anche se poi si è staccato un attimo e San Michele, uh, per me è, risulta più semplice preparare certe partite quindi perché hai di fronte una, una grande squadra, gli stimoli vengono da sé quindi, eh, però sono partite belle da giocare, belle da vivere e, e poi ripeto se si vincono in quella maniera è ancora più bello. Sono partite belle da vivere e anche da rivedere, per cui prego la regia di continuare a mandare in onda il filmato, ma allo stesso tempo prego di intervenire in trasmissione a quello che è il nostro secondo ospite via streaming, e non è mica un ospite qualunque, è già stato qui con me nella primissima puntata di Zona Futsal. Un grandissimo benvenuto al direttore sportivo del Futsal Bitonto, Vito Cozzella, Direttore, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora direttore, riguardando queste immagini, perché siamo sicuri che lo sta facendo per la milionesima volta, che, che effetto fa? L'effetto è sempre quello di una scarica di adrenalina, perché ah, non mi era mai capitato di, di veder vincere una partita la nostra squadra a 500, 5 decimi di, di, secondo dalla fine, di secondo, dalla fine. Poi maggior ragione se è un derby, che comunque porta così anche altre motivazioni diciamo, folcloristiche e di campanile. Uh, è stata una bellissima emozione, uh, è stata una bellissima vittoria, abbiamo giocato alla pari con una grandissima squadra che andrà uh, sicuramente in a due uh, l'anno prossimo e quindi questo deve essere motivo di uh, grosso orgoglio per noi e godiamoci, godiamoci tutti, tutti quanti uh, questa vittoria. Direttore, eh, riguardando le immagini, al di là di quello che è stato l'allenamento della, della partita, una partita sicuramente difficile, perché come ha appena detto lei, comunque si affrontava una squadra costruita per, per fare il grande, il grande salto di, di categoria. Per chi come lei ha mosso i primi passi insomma, nel panorama futsal bitontino, quanto è stato bello e gratificante vedere il gol del 4-3 segnato da un bitontino? Ma questo, guarda. Uh... Abbia segnato un bitontino è ancora più un motivo di orgoglio per me e per noi come società perché significa che negli anni qualcosa di buono uh, si è fatto. Uh, Raffaele è un ragazzo che ha delle doti incredibili, incredibili: è un ragazzo uh, fatto e pronto per giocare anche a livelli un po' più, un po più alti, deve solamente uh, capire di, uh, di essere un gran bel giocatore. È, quando ha carezzato quella palla lì a centrocampo e ha disegnato una parabola perfetta tra testa dell'avversario e traversa, eh, solo, solo i ragazzi che hanno delle capacità fuori dal comune lo possono fare e lui deve capire questo. E per noi è un orgoglio che poi il derby l'abbia portato a casa eh, chi Abitonto praticamente cresciuto. Direttore, analizzando quella che è stata la partita, il 4-3 del Bitonto consente alla, alla squadra di mister Roberto Di Bari di sedere la quota 27 punti in classifica, di affermarsi in zona playoff e di, statistiche alla mano, vantare ben 10 punti in più rispetto al girone d'andata. Cosa è cambiato nello spogliatoio, cosa è cambiato nella testa dei giocatori, direttore? Ma guarda, questo è mh, uno sport dove mh, basta poco per far scattare la scintilla. Uh, sicuramente a inizio stagione uh, non eravamo squadra, uh, i ragazzi andavano tra di loro amalgamati oltre che a livello tecnico-tattico, anche uh, proprio, di, di proprio caratteriale. E quindi c'è stato un po' di difficoltà in questo. In più, uh, gli infortuni non ci hanno aiutato, e, e quindi quando poi ti alleni male perché numericamente si è in pochi è il sabato,. Uh, raccoglie poi i frutti di quello che uh, non è stato un buon lavoro durante la settimana certo è che nel momento in cui abbiamo cominciato a recuperare un po' di pezzi e aver uh, operato sul mercato per aggiungerne altri uh, diciamo, di qualità uh, sia uh, tecniche che morali uh, la squadra ha cominciato a volare nel girone di ritorno noi siamo terzi considerando una partita in meno sulla seconda, abbiamo vinto quattro partite, mi pare pareggiate due e perso solo una. Stiamo viaggiando a ritmi altissimi e l'unico rammarico è quello di aver buttato agli ortiche per eh, errori nostri o per cause di forza maggiore tutto il girone d'andata. Analizziamo assieme a ad assieme a Bufano quello che è stato l'ultimo turno del girone G del campionato di serie B, un girone G che ha visto il Taranto vincere per 5 rete a 1 contro il Potenza e staccare il pass definitivo verso la serie A 2. Per cui complimenti al, al Taranto per la vittoria del, del campionato. La vittoria questa del Castellana per 3-1 sul Futsal Bernalda che continua comunque a, a destare, insomma, il grande, grande piacere questa squadra in, in zona playoff La vittoria bellissima del Futsal Bitonto per 4 rete a 3 sul il team parlo del, del Colle, il pari della Diaz con San Michele per 4 rete a 4, una Diaz che ci ha messo l'orgoglio per, per restare aggrappato a questa, a, questa, a questa partita, la vittoria scacciante per 8 rete a 1 del Noci contro l'Alma Salerno e la vittoria del Senise per 8 rete a 3 contro il, il Pistici. Direttore, eh, lo abbiamo già detto, complimenti al Taranto, la Diaz prova a restare aggrappata alla, alla speranza, insomma alla matematica, di poter accedere ancora in, uh, in Serie A2 in maniera diretta e la vittoria del Sinise è fondamentale in, in ottica salvezza. Sì, vabbè, diciamo che ormai le tre sono, sono andate, una in maniera ufficiale come il Taranto e le altre due credo che festeggeranno... Uh, sabato prossimo, e um, ormai il divario uh, dal mio punto di vista uh, appare incolmabile, tenendo conto che tra Diaz e San Michele mi pare ci siano sei punti di differenza, ma la Diaz ne ha partita in meno, quindi uh, il San Michele non ha partiti in meno. Quindi, uh, Secondo me i giochi tra i, tra, per la promozione diretta sono fatti. Uh, sarà, è una bella lotta per i playoff. La Diaz un po' in affanno anche per le uh, note vicissitudini di infortuni a cascata che stanno avendo. Uh, il Monopoli è una squadra in salute, noi stiamo lì rincorrendo. Il Castellano è una squadra che non molla e poi ci sono anche altre tipo Bernal Del Noci, che sono lì pronte per potersi inserire nel discorso play-off. Uh, io credo che ormai di interessante in questo mh, girone rimanga la, la, mh, la lotta per i play-off, perché la promozione diretta è andata e per la, la, la retrocessione se la giocano uh, l'Alma Salerno e il Pisticci. L'Alba Salerno, che sarà il prossimo avversario del, del futsal Bitonto, e per quanto il direttore possa sembrare una sfida scontata sulla carta, il pari della Diaz di due settimane fa contro il Salerno testimonia che di sfide facili in questo G1G G1 G1, davvero non ce ne sono. Ma il Salerno è mh, un, un progetto nuovo, giovane, uh, è fatta per la maggior parte di ragazzi che al mh, altrimenti avrebbero fatto l'under 19, ma questo non significa che non siano ragazzi validi di prospettiva e quindi il progetto è anche un progetto da, mh, da premiare e da, mh, e da applaudire. Uh, in casa sono sempre state una squadra ostica un po' per tutte. e per noi eh, questa è una partita per un certo mh, da un certo punto di vista anche più difficile di quella di sabato, di sabato non per la squadra che incontriamo ma per le motivazioni come diceva giustamente il mister prima eh, le partite di cartello si, si preparano da sé a livello mo motivazionale eh, queste magari uno pensa di andare a incontrare l'ultimo in classifica una squadra giovane, una squadra che all'andata abbiamo battuto in maniera direi abbastanza semplice quindi poi eh, le trappole sono dietro l'angolo anche perché sì è vero noi abbiamo, visto, abbiamo vinto il derby, abbiamo vinto colpa una signora squadra, ma non è che ci ha portato nove punti questa, questa vittoria, ce ne ha portati tre comunque e non ci ha fatto vincere il campionato. Quindi eh, già da, da lunedì ai ragazzi, il mister, tutti quanti noi abbiamo detto di resettare l'euforia della vittoria e di ripensare a, a partite che sembrerebbero semplici, ma poi alla fine eh, potrebbero rivelarsi molto complicate se non si approcciano con la giusta motivazione. Lei parlava di un progetto lungimirante ed ambizioso, direttore, e io eh, sono onorato di poter parlare con lei, così come con mister Buffano, del progetto Futura, Futura Bitonto, un progetto nato quest'anno, un progetto che sta portando i suoi primissimi frutti con una squadra che in questo momento staziona all'undicesimo posto in classifica con 29 punti. Fili di 9 vittorie, 2 pareggi, 13 sconfitte e di 68 gol segnati. Mister, direi che come inizio davvero non c'è male. Sì, non c'è male, potevamo sicuramente fare, fare meglio in alcune partite, perché poi uh, abbiamo perso 3-4 partite uh, di cui 2 in casa all'ultimo secondo. Quindi quello ti, ti, ti dice il, um, il, il discorso che facevamo prima del, di vincere le partite o perdere le partite all'ultimo secondo. Eh, a noi purtroppo è capitata eh, con il Barletta di perderne due, una in casa e una fuori all'ultimo secondo e quindi c'è un, un po' di rammarico perché eh, è vero che il progetto è un progetto giovane eh, molte volte la, la squadra che è il quintetto base ha, ha meno di, di, di 20 anni eh, però secondo me per come la vedo io qualcosa in più si poteva fare eh, è chiaro che è il primo anno ci sono anche giocatori presi dalla, dalla strada e messi eh, su un campo di futsal e, eh, non, non, non posso pretendere di più però un po di rammarico c'è ecco, vedendo la classifica direttore guardando la, la foto di prima quella di questa amichevole giocata quest'estate fra la futura e il futsal bitonto si sente in un certo modo una terra di mezzo fra il passato e il presente e il futuro o meglio si sente una sorta di padre Calcettistico termine permettendo di, di, di molti di questi ragazzi? Ma uh, guarda, uh, è un progetto che uh, mi ha interessato dal primo momento, anche perché noi veniamo da un progetto simile. Quando noi sette anni, sei o sette anni fa, ora non ricordo bene, abbiamo deciso di portare il futsal a Bitonto. Eh, lo abbiamo portato eh, puntando su ragazzi del territorio, ragazzi che giocavano per strada, ragazzi che giocavano ai vari tornei cittadini e, e cercando subito di, eh, di fargli capire quella che è l'essenza di questa disciplina. Um, il progetto della Futura è un progetto veramente bello, ci sono un po' di ragazzi che io conosco bene tanti ragazzi giovani interessanti uh, secondo me se avessero puntato su un altro mister av avrebbero avuto più risultati <ride> hai ragione hai ragione lo dico sempre pure a io par <ride> <ride> a, parte a parte gli parte scherzi Mimmo lo sa perché ne parliamo quasi ogni sera agli allenamenti uh, lui è l'allenatore giusto per un progetto del genere perché più di tutti capisce i giovani capisce quando devi usare il bastone e quando devi usare la carota e, eh, io penso che l'aver perso qualche partita agli ultimi secondi non, non è altro che frutto dell'inesperienza evidente, evidente che debba esserci in un gruppo così giovane, però il lavoro che stanno facendo tutti quanti è un, un gran bel lavoro e secondo me di qualche ragazzo della futura negli anni prossimi sentiremo ampiamente parlare a livello non solo regionale ma anche nazionale. Mister, guardando quelle che sono state le foto mandate in onda da, dalla regia si, si notano alcuni particolari come quelli del giocare su, sui campetti in erba. Sì. <ride> per un movimento che vuole evolversi, quanto è devastante, eh, potremmo dire anche quanto è retrograda? Come, come cosa questa situazione qui? No, eh, stiamo parlando di un altro sport, purtroppo. Cioè, nel senso che eh, il campo in erba sintetica, e poi vai sul parquet. Noi ci alleniamo sul, sul gommato, poi magari il martedì vai a giocare a Poggiorsini, Palo, eh, anche le, come è capitato la eh, settimana scorsa a Sant'Eramo, e trovi i campi in erba, sono completamente due sport differenti, eh, anche il rimbalzo della palla, anche le, il campo umido, cioè bisogna calcolare una serie di cose. Purtroppo la C2 è questa, quindi non possiamo, non possiamo farci niente, noi società che stiamo lì dobbiamo adeguarci a quello che è la, la C2, sia a livello di, di campi, sia a livello di uh, tempo non effettivo, sia a livello anche di arbitri, ce n'è ne, ne uno solo, poveretto, a volte va uh, da una parte all'altra e non riesce a, a seguire per intero la, la partita. Uh, sapevamo delle difficoltà della C2, ci siamo adeguati, si sono adeguati anche i ragazzi, eh, però il problema del campo in erba, è, come è stato eliminato per la C1, dovrebbe essere anche eliminato per la C2, anche per fare una, 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 una sorta di, di, di scrematura di queste, di, di queste squadre, che se no hai il campo uh, al chiuso, non, questo sport non crescerà mai uh, se vai a giocare in, uh, in campi all'aperto o con erba che non, non, non c'è più come è capitato a Santeramo martedì scorso ed è anche pericoloso per i ragazzi perché ricordiamoci poi vengono lì, si divertono e per un campo magari non tenuto bene si fanno male e si fanno male anche seriamente come è capitato a noi purtroppo Direttore da, da uomo di, di Futsal uh, secondo lei da, da cosa può ripartire la C2 per, uh, per lanciare comunque un, un segnale forte di, di crescita ma soprattutto di rinascita di voler evolversi ma um, guarda, secondo me la C2 ogni anno che passa diventa sempre più un torneo amatoriale perché il mister lo può confermare. C'è poca voglia di fare veramente futsal. E tanta voglia solo di partecipare a un, a un torneo. Uh, prima di tutto si dovrebbero eliminare i campi all'aperto. Come avete ben detto voi. Poc'anzi, perché non esiste. Se il futsal è un gioco che si gioca in una sala, futsal, non si può giocare all'aperto. E poi a questo punto secondo me andrebbe forse eh, inserita una regola dove eh, le squadre, prima di tutto, non possono avere gli stranieri, che non servono a nulla in C2, e che devono avere un numero abbastanza ampio di eh, ragazzi eh, giovani che comunque possono crescere, possono fare esperienza come nel caso della Futura, perché eh, in pratica quello che io vorrei diventasse la C2 è quello che è il progetto iniziato dalla Futura. Tanti ragazzi giovani che eh, cercano di fare futsal, che eh, crescono e che sono pronti poi fra un anno, due, tre, poi sta, dipende da loro, eh, dalla loro testa, ad affrontare. Quelle che sono le categorie, eh, diciamo un po' più importanti, tra virgolette, eh, del futsal. Se continuiamo a eh, creare questi tornei, che hanno poco senso, troveremo eh, squadre che vogliono giocare a futsal, 2, 3, massimo 4, e 10 eh, squadre, 12 squadre che invece pensano solamente a portare punti a casa per. Eh, Vincere poi chissà che cosa. Direttore, io la ringrazio per aver scelto di tornare nuovamente a zona futsal e le auguro una buona serata. Grazie mille ancora una volta per la sua esperienza. Grazie a voi, saluto tutti e saluto il mister uh, che non ricordo più il nome. Ci vediamo giovedì, direttore. <ride> Buonasera. <ride> Buonasera direttore, mister, avviamoci alla chiusura di questa, sì. di questa trasmissione restando concentrati sul tema della C2, analizzando assieme quello che è il girone A di questa serie C2 pugliese, incastonandolo a metà fra quella che è la, il campionato in corso e quella che è la crescita dei ragazzi, dei suoi ragazzi. Allora, per quanto riguarda il, il girone A, eh, abbiamo due squadre che si giocheranno la... La vittoria del, del campionato, che è una tra il Mola e il Foggia. Tra l'altro, il Foggia è vincitrice anche della Coppa Puglia eh, domenica scorsa, eh, che è una, una, bella, una gran bella squadra. Eh, qui facevo, faccio riferimento a quello che diceva il direttore Cozzella prima: una squadra di C2 eh, tipo il Foggia, che ha comunque due o tre stranieri per poter eh, ecco, fare il salto di categoria. Non, non, non che non si dovrebbe avere stranieri in C2, non, non ho nulla contro gli stranieri, però, una categoria come la C2 può servire per far crescere i ragazzi e lì mi aggancio poi a quello che è il nostro discorso. È eh, capire eh, un attimino, perché non è stato un percorso semplice. Non lo è un percorso semplice il mio, perché poi alla fine, con, avendo tanti ragazzi giovani, eh, bisogna prima lavorare sulla testa di questi ragazzi e poi sulla, a livello sia fisico che, eh, che tattico. Il lavoro. Quello che stiamo facendo noi, eh, sia io, eh, il preparatore atletico Alessio Mercurio, il preparatore dei portieri eh, Colaianni con eh, di Coricatti, che è il, il, il factotum della, della società, eh, stiamo facendo un, un bel percorso. Eh, non per ultimo è il aver fatto esordire in C2 un ragazzo di 16 anni, il portiere Carella, che avrà secondo me un futuro eh, roseo se continua. Con quella mentalità e ce ne sono due o tre che hanno, secondo me, la mentalità per fare già il salto di categoria per andare in C1. Eh, però tutto dipende da loro, la, lo ha detto bene eh, prima il direttore, dipende tutto da loro. Noi quello che li possiamo eh, insegnare lo stiamo facendo, nel bene o nel male lo stiamo facendo. Eh, poi toccherà a loro capire qual è la strada giusta. È un insegnamento che vogliamo portare con noi in, in chiusura di, di questa puntata. Io ringrazio il mister Domenico Bufano per aver scelto di essere ospite a Zona Futsal. Grazie a voi. Così come Grazie ringrazio Nicoletta Mansueto e Vito Cozzella per aver scelto di partecipare via streaming. E ringrazio tutti quanti voi che anche in questa, in questa sera avete scelto di seguirci numerosi. Grazie mille a tutti quanti voi. Arrivederci alla prossima settimana con la stessa passione di sempre.